Buonasera, benvenuti. Siamo qui per presentare il catalogo della mostra tuttora in corso nella sala Detti di Uffizi di Firenze, dedicata a Giorgio Vasari e gli artisti a Bologna, dal titolo D'odio e d'amore, curata da Marzia Faietti e Michele Grasso, così come il catalogo. Devo dire che questo catalogo è abbastanza insolito, e anche la mostra abbastanza insolita, poi spiegherò perché, segue una serie di uscite editoriali che almeno a far data dal 2011, quinto centenario della nascita di Giorgio Vasari, hanno segnato un po' questi ultimi tempi. Ricordo le mostre curate, tra l'altro, una da Claudio Conforti con Antonio Natali nel 2011, Vasari, gli Uffizi e il Duca, tra gli anni, cioè tra il 54 e il 64, dove Claudio Conforti, che affiancava Alessandro Natali, veniva definita curatrice ospite da Cristina Cellini. Una parallela mostra dedicata a Giorgio Vasari, disegnatore e pittore, tenuta ad Arezzo alla Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea, dal titolo Di studio, diligenza e l'amorevole fatica, è curata da Alessandro Cetti con Alessandra Baroni e Liletta Fornasari, e un compendio tutto dedicato al corpus grafico vasariano, curato da Florian Harp, i disegni di Vasari 1511-1584, uscito per i tipi dell'editore Bozzi nel 15, un grosso volume di 730 pagine. Ecco, questa è una mostra molto particolare, come segnala Smith, il direttore degli Uffizi, perché si tratta di una sorta di revisione interpretativa. Operazione che era già stata iniziata con una mostra precedente, la rivincita del colore sulla linea, a proposito dei disegni della Smolen e degli Uffizi, dedicati alla pittura veneziana, su cui già Vasari si era espresso nella Vita di Tiziano, almeno nell'edizione giuntina del 68, con una sorta di corrosività, perché gli autori, da Giorgione a Palma al Pordenone, privi di disegno, sappiamo benissimo qual era l'interpretazione vasariana. Ecco, ma questa mostra in particolare, questo catalogo, restituiscono ben il senso di un'operazione, e di un'operazione espositiva editoriale dedicata a parole e immagini, o meglio a parole riflesse, rilette alla luce delle immagini, che producono un nuovo testo non scritto ma sotteso al pensiero vasariano, anzi compreso tutto interno al suo interno. Questa mi pare una definizione straordinaria di Smith a proposito dell'operazione che è stata fatta attraverso la prelibia filologica di Michele Russo, di grande conoscenza del fondo vasariano, e attraverso l'esercizio storiografico sublime di Marzia Faietti. Ecco, io non voglio dilungarmi molto, se non segnalare che in fondo l'operazione parte dall'avversione nei confronti di Amico Aspertini, occasione manifesta, fino alla considerazione invece per l'amico collaboratore Prospero Fontana. Ecco, è anche sorprendente che nel passaggio, diciamo, dalla prima versione, quella legata al primo soggiorno per l'incoronazione di Carlo V e quindi per i lavori di festeggiamento, lavori scenografici, di apparati effimeri, dove era impegnato Amico Aspertini con lo scultore Alfonso Lombardi, che ci fosse questa corrosività vasariana, soprattutto tenendo conto che soprattutto Lombardi lavorava con terracotta e quindi molto lontano dai modelli classici, molto lontano dall'idea dell'operazione Michelangelesca, che era il riferimento più immediato per Vasari, quello del levare dei massi, no? E quindi era anche comprensibile che negli anni 30 ci fosse questa sorta di avversione nei confronti della dimensione quasi folle, mi pare che difficile quella maniera così pazza e strana, scriveva Vasari, ecco, e soprattutto estendendo il concetto poi a tutti gli artisti di quegli anni, almeno fino al 39, quando Vasari ha una committenza precisa per San Michele al Bosco, dove peraltro era già presente Amico Aspertini con un giudizio universale nel refettorio, ecco, allora, tutti gli artisti di ambito milanese, lui diceva, con il capo pieno di superbia e di fumo. Ecco, quindi era abbastanza difficile lenire questa corrosività iniziale, se pensiamo poi alla grande complicità invece con Prospero Fontana. Però resta un dubbio: Prospero Fontana, con cui è sodale, con
collaborano molto spesso con lui, addirittura mi pare di aver letto che Fontana lavora su disegni preparatori dello stesso Vasari. Ecco, poi però in qualche modo non ne segue la biografia. È vero che nel 63, quindi a cavallo tra l'edizione del 50 torrentiana e l'edizione giuntina del 68, nel 63 nasce l'Accademia del Disegno di Firenze e Vasari coinvolge proprio Fontana, però è vero che non gli dedica nemmeno un libro, quindi anche questa tardiva ricomprensione naturalmente era un rapporto di terra verde, molto scambio, perché sappiamo tutti che proprio Fontana ha amico di Achille Bocchi, di Luis Androvanti, del Paleotti, cioè poteva essere un supporto di grande validità anche per lo stesso Vasari. Non voglio togliere altro tempo ai relatori, do subito la parola al professor Alessandro Nova, direttore del Museo Storico. Sì, grazie, sarò anch'io estremamente breve e diciamo, lasciando poi a Massimiliano e Giovanni di commentare in modo più approfondito il catalogo di Marzia di Michele. Desidero ringraziarli per l'invito a commentare brevemente questa bellissima impresa da loro progettata al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, una mostra raffinatissima sul rapporto conflittuale tra Giorgio Vasari e gli artisti attivi a Bologna del Cinquecento, una tramostra che attraverso l'analisi delle opere, soprattutto grafiche, ma non solo, qui è la cosa fondamentale, mette alla prova, contesta oppure conferma la narrazione imbastita da Vasari nelle vite. Direi che il punto fondamentale per me è questo, è la mostra e il catalogo sono importanti da un punto di vista del metodo. Lei già l'ha accennato nella sua introduzione, poiché l'analisi formale delle opere, che è vista come una produzione autonoma in un certo senso, mette sotto esame l'autorità del testo e quindi le immagini, la storia dell'arte, l'arte, vengono prima del testo. Chi si occupa della pittura del Cinquecento sente ripetere spesso il cliché di un Vasari ostile alla scena artistica bolognese. In effetti, se leggiamo la vita del Pagnacavallo con i suoi altri pittori romagnoli, non si potrà altro che cogliere l'astio e persino il disprezzo nei confronti dei pittori emiliani e romagnoli. Ma accettare quel giudizio significa limitarsi alla superficie delle cose. E Marzia Faietti e il suo team, di cui ha fatto parte anche lo studioso tedesco Fabian Jonitz, autore dell'importante saggio introduttivo al catalogo, non si sono accontentati di raccontare o peggio di illustrare insomma gli aneddoti della narrazione vasariana, ma hanno messo in discussione la verità, scegliendo di porre sotto la luce dei riflettori non solo la critica roboante esposta nella vita del Bagnacavallo, bensì anche quei brani dove Vasari elogia gli artisti e le opere della città felsinia. L'ambiguità del biografo nei confronti dell'arte prodotta a Bologna è il nodo critico, diciamo, intorno a cui si è sviluppata la mostra, che però in realtà prende l'avvio da una proposta tanto convincente quanto sensazionale di Marzia Faietti, vale a dire il riconoscimento da parte della storica dell'arte della mano di Francesco Francia nel ritratto di Giovanni Achillini, detto Filoteo, un'opera che Roberto Longhi aveva invece attribuito ad Aspertini nei suoi ampliamenti dell'Officina Ferrarese. Tuttavia basta mettere a confronto quel ritratto, come si vedete ora sullo schermo, con quello del fratello Alessandro, questo sì dell'Aspertini, e acquistato dalle gallerie nel 2007, se non ricordo male, per capire come dietro tutta questa operazione ci sia un piano ben preciso, una regia sapientemente coordinata dalla personalità di Marzia Faietti nel corso degli anni della sua direzione al GDSU. La critica di Vasari ad Aspertini, persona astratta che viveva fuori di squadra, come ricorda Marzia nel bel titolo del suo saggio, è però solo un prologo sontuoso alla mostra che si dipana, come sapete, in tre sezioni chiaramente strutturate. La prima è dedicata all'allogazione a Vasari del ciclo di San Michele in Bosco, monastero levitano guidato dal fiorentino Filippo Serragli, a cui Vasari era stato raccomandato da Don Miniato Pitti, il potente abate di San Miniato al Monte a Firenze.
E per inciso forse vale la pena di ricordare come l'ordine olivetano abbia giocato un ruolo fondamentale, diciamo, anche nella creazione delle vite, perché senza l'ospitalità, ma anche l'intervento di alcuni monaci olivetani, naturalmente le vite non sarebbero quelle che leggiamo oggi nelle edizioni moderne. Questa prima sezione rappresenta plasticamente, nella scelta dei fogli operata con grande acume, grande raffinatezza da Michele Grasso, che ce li sta illustrando in questo momento, lo scontro del giovane pittore con i colleghi Artivia Bologna, artisti con il capo pieno di superbie di fumo, come è stato citato poco fa, nelle parole di Vasari. La seconda sezione è dedicata a Vasari, al direttore del Parmigianino, con alcuni pezzi strepitosi, e non mi riferisco soltanto ai disegni, ma anche alle stupende stampe di Marcantonio Raimondi e Antonio Fantuzzi, alle incisioni a mulino e alle xilografie a chiaroscuro a tre legni. La terza e ultima parte è invece dedicata al complesso e lungo rapporto con Prospero Fontana, che utilizzò disinvoltamente, lungo un ampio arco della sua attività, le invenzioni compositive dell'artista aretino, e che però, come tutti sapete, oltretutto entrò a far parte dell'Accademia del Disegno nel 1565, due anni dopo la sua fondazione, e che sancì in qualche modo la pacificazione di Vasari con l'ambiente bolognese. Questo aspetto del rapporto fra Fontana e Vasari credo che vada approfondito, come si potrà leggere nelle schede che si vedono online, no? Nel progetto EOPLOS, e che naturalmente sono state diciamo schedate in occasione di questa mostra straordinaria. Per concludere vorrei tornare a un aspetto centrale di questa storia, vale a dire il rapporto degli artisti, e non solo naturalmente emiliani o bolognesi, con i letterati del loro tempo. Nel suo messaggio introduttivo, intitolato Fuori e dentro Bologna, Vasari, gli artisti emiliani e romagnoli nelle vite, Fabian Junitz ci ricorda quanto Vasari fosse sedotto dall'allure dell'ambiente accademico bolognese. E in effetti c'è anche una punta di invidia, diciamo, nei confronti di Bologna da parte di Vasari. E Fabian ci ricorda anche quanto diciamo Adrian Ciapi avesse in qualche modo contribuito anche a ricordare Vasari come ideatore dell'iscrizione in latino, della sua opera nel refettorio di San Michele in Bosco, a commemorazione del lavoro svolto dal pittore aretino, ci sono appunto queste parole di Alciati. È un rapporto che andrà approfondito, quello di Vasari con anche l'Ateneo bolognese e non solo con Alciati, e tutti poi sanno del ruolo svolto da Prospero Fontana nella storia editoriale delle simboliche questioni, sia Achille Bocchi, che erano state ricordate anche poco fa. Il rapporto tra parola e immagine, tra filosofia, letteratura e pittura deve restare o ritornare al centro dei nostri interessi. Il magnifico studio di Ezio Raimondi su Codro e l'umanesimo a Bologna risale ormai al 1950, ma possiamo essere certi che l'autore avrebbe apprezzato molto la straordinaria mostra realizzata da Marzia Faietti, Michele Grasso e Fabian Junitz. Grazie di cuore per questo dono che hai fatto alla città di Firenze. Grazie Alessandro Nova. Mi piace segnalare che il libro, che il catalogo è dedicato a Vera Fortunati. Questo mi sembra una bellissima cosa, anche perché Vera, nella sua introduzione di poche pagine, però dà conto di alcune cose straordinarie, di alcuni nodi cruciali, ricordando anche quelli appena ricordati dal professor Nova, il disegno di Giovanni Achillini e il quadro, no, di Alessandro, del fratello Alessandro, ma anche la furtiva, forse, cosa di
amico Albertini che va e vede San Michele al Bosco, va a scoprire in fondo le tavole, quelle che adesso stanno due, mi pare la Pinacoteca di Bologna, una è andata perduta, ecco, va a cercare di capire furtivamente le opere che stava realizzando Vasari lì appunto a San Michele al Bosco, sì, San Michele. E la cosa è sorprendente perché racconta tutto questo con un'agile interiorizzazione, come se fossero i suoi spiriti che continuano in fondo a intrecciarsi e incrociarsi, e mi sembra veramente la restituzione di un tributo veramente importante come è stato quello di Vera Fortunati. La parola a Giovanni Maria Fara, parlo di sia al tavolo. Sì, parlata, anch'io ringrazio l'Accademia Nazionale di San Luca per l'ospitalità e Marzia Faietti, Michele Grasso per il cortese invito a presentare questo importante catalogo, e ho pensato di concentrarmi su un aspetto sul quale appena ci siamo come dire, lasciati nelle parole che lei ha appena detto, e anche perché non so, non abbiamo parlato Marzia ed io di aspetti che bisognava curare particolarmente in questa presentazione, però penso che siano due momenti decisivi. Uno è il secondo accettato viaggio di Vasari a Bologna per la decorazione, appunto, vedete il refettorio di San Michele in Bosco, il contratto. Mi dispiace ora di fronte a voi ripetere queste cose come se fosse la lezione di triennale, però insomma per ripetere così. Nel 2 febbraio del 1539, che vengono eseguiti entro il marzo del 1540, come è ben noto. Ed è la foto d'epoca naturalmente, però è un momento essenziale della mostra e del catalogo, perché questo momento di partenza ricorre in tutti e tre i saggi. E ricorre nel saggio di Fabian Jonez, che è stato appena richiamato, ricorre soprattutto nel saggio di Marzia Faietti, dalla quale posso citare, dal quale saggio posso citare naturalmente anche la disposizione del fregio, che voi vedete lungo le pareti, un fregio di grottesche sotto, qui Marzia riporta giustamente la descrizione di Vasari nelle ricordanze, un fregio di grottesche sotto ogni lunetta, una storia dell'Apocalisse e paesi contraffatto e monasteri loro. Ma d'altronde vorrei dire, ritorna poi in uno dei saggi di Michele Grasso, quello che è introduttivo alla prima sezione del catalogo che è stato appena richiamato e il cui titolo è proprio Bologna 1539-1540, Giorgio Vasari, la commissione di San Michele in Bosco e gli artisti con il capo, questa frase molto bella che abbiamo più volte richiamato, pieno di superbia e di fumo. Ma ricorre anche, e questa è un'altra delle novità forse della mostra, in uno dei bellissimi disegni della raccolta Santarelli, che viene attribuito, grazie allo studio filologico di Marzia Faietti e Michele Grasso, viene considerato a ragione uno studio preparatorio per la figura di Maria, cioè Cristo in casa di Marta e Maria, una delle tavole che abbiamo appena richiamato, conservate ora nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. Quindi per tutti questi motivi mi sembrava essenziale partire da questo luogo e concentrarsi nella mia breve comunicazione su questo luogo, perché è un momento essenziale e come tale viene spiegato al lettore dal lettore del catalogo e al visitatore della mostra. Allora, sempre sì, spero che mi abbiate sentito, se a volte ho difetto. Allora, sempre dal catalogo della mostra ho scaricato uno di questi famosi fregi molto noti, e soprattutto è una delle scene più note, perché, come ha dimostrato gli studi di Cristina Hermann Führer, a cui noi tutti siamo grati, nel 1974, pubblicati nel 1976, in occasione del
catalogo Il Vasari, storiografo e artista, il catalogo della grande mostra dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Il Vasari non lo denuncia naturalmente abbiamo dovuto aspettare gli studi di Cristina Ermelfiore. Il modello figurativo per le scene dell'Apocalisse è il ciclo dell'Apocalisse stampato nel 1498, ma a Vasari, questo sì, lui lo dice nella vita di un pittore bolognese, Marcantonio Raimondi, di un incisore, è stampato nel 1511 secondo Vasari, perché lo leggeva nell'edizione del 1511, il ciclo di Albert Dürer con le storie dell'Apocalisse. Un ciclo che secondo me la notorietà, questo è il confronto che fa nel 1976 Cristina Ermelfiore e che è stato ripreso anche in quel libro molto recente su Vasari e la stampa rinascimentale da Sharon Gregory. Vi risparmio la mia pronuncia inglese, leggo in una traduzione di servizio: il dipinto di Vasari dei quattro cavalieri, Bologna, San Michele in Bosco, deriva da Dürer, anche se egli al posto delle vesti gotiche li abbiglia con antiche armature e cambia la squilibrata raffigurazione carnale della morte con un più tradizionale scheletro. Inoltre vi aggiunge un paesaggio sullo sfondo, come vedete tutti sulla sinistra. Allora, questo è un foglio celebrissimo, richiamo alla memoria tre definizioni fondanti della storia dell'arte del Novecento: Warburg, travolgere cavalcando nell'Apocalisse, nell'Atlante della memoria; Wölfling, la famosa stampa dello sterminio che vola sulle ali del vento al di sopra della terra; oppure Panofsky vede in questa incisione un esempio del principio della concentrazione e della drammatizzazione. Nel libro della Rivolazione scrive: i quattro cavalieri escono fuori uno alla volta e non entrano in contatto diretto con l'umanità, invece in Dürer appaiono come uno squadrone compatto che carica una folla di vittime impotenti. E naturalmente Vasari nella sua traduzione aggiunge i colori che compaiono nell'incisione bileriana, i colori che corrispondono ai quattro cavalieri secondo il racconto biblico, cui fu dato il potere di sterminare la quarta parte della terra con la spada, la fame, la peste e con le fiere. Allora io penso che naturalmente, e salendo le scale ho pensato un'altra cosa, quando ho visto la riproduzione del Babbo e Arianna di Tiziano mi è venuto in mente Theodor Herzl, no? Dolce elemento in delle italiane scene malerai, in questo testo un po' assurdo del 1929, se si può dire, in cui trovava nelle figure del Bacco e Arianna un'ennesima citazione di questo famoso xilografia libreriana. Però forse si può dire che Vasari in questo luogo a Bologna anche sfrutterei, non lo so, una cosa che vorrei sottoporre anche al parere competente di Marzia, di Fabian, di Michele e di presenti in sala, e forse è il mio contributo per questa piccola, tenesse presente non tanto la traduzione, ma come invece ci aveva insegnato a guardare Peter Hansen Riedel, descrivendo lo stesso soggetto nell'oratorio della Santissima Trinità di Alessandro Casolani a Siena, avesse tenuto presente una delle tante traduzioni delle Bibbie luterane, nello specifico quella di Matteo Pagano da Treviso, perché quelle cose che sorprendevano la Gregori, cioè la presenza delle armature che già è impostata in questa stilografia e soprattutto la presenza dello scheletro che non compare invece nella raffigurazione dureriana, insomma, quindi è, come disse Riedel nel 1978, necessita un esame ulteriore. E mi sembra che questa mostra, richiamando l'attenzione su questo importante ciclo, possa portare alla nostra attenzione ancora una volta come Vasari si connettesse col mondo delle incisioni nordiche, che troppo spesso noi rinchiudiamo nella persona di Dürer, quando invece naturalmente bisognerebbe anche allargare in altri sensi. E naturalmente questo è un esempio molto famoso di cosa succedeva pochi anni prima a Venezia,
con questo ciclo che veniva tradotto anche forse da Domenico Campagnolo o da Ugo da Carpi, come pensano alcuni studiosi. E una seconda parte è stata accennata da Alessandro Nova del catalogo, su cui vorrei soffermarmi, è la presenza in questo catalogo di una sezione piccola ma molto importante dedicata alle incisioni. Questo perché credo abbia due ragioni essenziali: uno, alla presenza di queste incisioni nella seconda sezione della mostra che è stata richiamata, cioè il Parmigianino, naturalmente lo studio di Anni Bolognesi, che era un momento essenziale per i Vasari, ma lo richiama molto bene, a mio giudizio, anche Fabian Jones nella sua introduzione, quando dice, cito: «In egual maniera le prime innovazioni nel campo della stampa e dell'incisione, dopo la generazione di Andrea Mantegna, Maso Finiguerra e Baccio Baldini, spettano solamente ad artisti come Marcantonio Raimondi, il Parmigianino, Enea Vico da Parma e Francesco Marcolini da Forlì», notati luoghi di nascita naturalmente, «con le dovute eccezioni dei maestri nordici come Lucas van Leyden e Dürer. Secondo Vasari, proprio i rinnovamenti tecnici nel settore della stampa permisero finalmente ai maestri nord italiani nuove opportunità di confronto con i colleghi del centro Italia, tradizionalmente più prolifico nel settore delle arti visive». Quindi mi sembra un nodo essenziale anche questo della mostra. Come diceva Paolo Barocchi nel saggio Il superato del 1981, quella di Marcantonio Raimondi non è una biografia, ma è un contenitore biografico, secondo la splendida definizione della studiosa. E quindi siamo in presenza di una, e non è casuale anche questa scelta, perché fa parte di quel gruppo di incisioni, e correggetemi, anche con Mazzi si parlava di come molto spesso di Vasari e Malvasia. Allora, naturalmente questa è l'altro sitografia su più legni che è stato richiamato da Antonio da Trento, dal Parmigianino, con le assonanze con il martirio di Santa Cecilia, id est Santa Cecilia, ma per Vasari Santa Felicita. Però Vasari, naturalmente, dopo le quali cose, parla del famoso copia delle stampe di Dürer nella piazza di San Marco, eccetera, eccetera, è andato a San Marco Antonio a Roma, si diede tutto al disegno. Poi Vasari, che costruisce, come sappiamo oramai, questa vita negli ultimi anni, perché arrivano proprio, e non è, e con delle commissioni continue, ripassa alla palla, al confronto, alla competizione virtuosa fra Dürer e Luca di Leida, per ritornare, ma tornando a Marco Antonio, che arriva a Roma, e dove si dà tutto al disegno. Questo è un momento essenziale per Vasari, che gli sfugge tutta la dimensione bolognese di Marcantonio, che verrà recuperata solo, come sappiamo bene, da Malvasia, che è proprio questa frase stretta alla biografia di Malvasia, di Marcantonio Raimondi, la prima parte di Malvasia, anche questo, come sappiamo bene, un contenitore biografico, perché è una storia delle stampe a Bologna, dell'incisione a Bologna, ma come si dice, darsi tutto al disegno, la frase, lui stringe fra l'imitazione dureriana e la scuola di Raffaello, inserisce la sua idea di Marcantonio, il suo primo catalogo del Marcantonio incisore bolognese. Quindi penso che anche la scelta di questi pezzi sia stata una scelta non solo in senso parmigianinesco, ma proprio in senso Malvasia, Vasari, una linea e di questo contenitore biografico. Non ci poteva essere pezzo migliore in questo senso del martirio di Santa Cecilia. Va bene, e grazie, quindi Mazza, grazie a tutti, è veramente stata una lettura appassionante. Ho riletto anche altre cose, leggendo questo, ogni tanto, siccome insegnerò il prossimo semestre, un po' di tempo per leggere, ancora ce l'ho, poi non lo più, e ho riletto il libro di Barbara Agosti, che spesso viene richiamato, il capitolo, naturalmente riferimento a Marciano, però ho trovato questi tre saggi e l'equilibrio della mostra, naturalmente un punto, e non è naturalmente... Io conosco Mazza da tantissimi anni e sono creditore di tantissime cose, ma l'attenzione di Mazza verso la grafica, in questo campo, mi permettete di citarlo, vorrei citare almeno due contributi fondamentali che forse c'entrano con quello che stiamo dicendo: Bologna e l'Umanesimo, che è del 1988,
e il catalogo degli incisori fiamminghi del secolo XV, tedeschi fiamminghi della Pinacoteca Nazionale di Bologna, con il fondo delle stampe. Quindi ringrazio tutti e soprattutto voi per la vostra attenzione. Buonasera, io sono molto onorato di essere a questo tavolo perché la mostra fiorentina è a mio avviso un vero gioiello e la possibilità di parlarne mi riempie veramente di gioia in un momento anche un po' particolare, diciamo, per il mio ripensamento anche su certe categorie vasariane, suscitato anche da altri impegni contemporanei. Insomma, si è creata una situazione in questi mesi autunnali che mi ha spinto a ripensare ad alcune ipotesi di lavoro che erano rimaste tali nel libro del 2014. Dunque, grazie anche a questa mostra, mi sento anche piuttosto più confortato nel sostenere la possibilità di una visione, diciamo, veramente unitaria del Vasari storiografo e del Vasari artista, e diciamo anche architetto. La mostra di Firenze affronta un nodo critico molto importante, molto difficile, e lo fa, diciamo così, in corpore vivi, cioè lo affronta il tema attraverso una raffinatissima selezione di opere che come dire, sono state anche ripensate dai curatori e con i quali mi complimento, ma ripeto, è già stato detto, ora lo dico anch'io perché mi fa molto piacere, che il saggio di Fabiano Ionis è veramente un saggio importante perché c'è una ricapitolazione estremamente dettagliata e intelligente del rapporto di Vasari con la vicina e lontana situazione bolognese romagnola. Questo nodo critico è un nodo che potremmo anche replicare per altre situazioni che sono a tutti voi ben note: Vasari e Napoli, Vasari e Venezia, Vasari e Verona. C'è sempre una. Ecco, io vorrei anche dire Vasari e Firenze, perché il rapporto tra Vasari e Firenze non è assolutamente pacifico. L'attitudine vasariana è un'attitudine estremamente problematica e tendente, oserei dire, alla cannibalizzazione. C'è una volontà, direi, imperialista, che è peculiare della maniera moderna. Qui mi viene in mente soprattutto la lezione di un grande italianista che è stato Giancarlo Mazzaburati, no? Che ha parlato della maniera moderna come di una forte e potente vernice che il Cinquecento spalma su tutta una situazione invece di piccole patrie, di origini municipali, spesso tentandone la cancellazione. Quindi direi che Vasari è davvero, rientra perfettamente, ma Mazzaburati non parla di Vasari, non se ne occupa, ma mi sembra che se c'è un personaggio che ha cercato davvero di annullare prima di tutto le origini municipali fiorentine, pensiamo al fastidio che prova per la linea, diciamo, refrattaria alla maniera moderna, secondo lui, rappresentata da Ponturno, ecco, e vediamo questa attitudine, per esempio, anche nel caso bolognese, direi che proprio la definizione di Mazzaburati è assolutamente felice e calzante. Ora,
a me pare appunto che Vasari abbia nel corso del tempo elaborato un formulario, ma non do a formulario nessuna connotazione negativa, diciamo repertorio, se che è una parola meno connotata, e un repertorio di figure, diciamo di formule estremamente significative che ricevono nel tessuto delle vite una connotazione particolarmente forte e una connotazione retorica, un spessimento semantico molto forte, e che poi Vasari reimpiega anche nella propria produzione. Queste formule vengono tratte da grandi maestri della maniera moderna, passano al vaglio della scrittura e si quasi contemporaneamente o non contemporaneamente si ripresentano nella produzione vasariana. Il caso clamoroso dell'utilizzo del registro inferiore, quello infernale, insomma quello della, anche infernale, ma non questo è il caso della risurrezione della carne della Sistina, che viene utilizzato, come sappiamo bene, parto da un esempio notissimo, nella xilografia che correda la Giuntina, dove appunto il tema della risurrezione della carne, del giudizio finale, diventa un metatema, viene ripensato con una pittura al quadrato, non si ripresenta ma viene piegato a un altro tipo di significato, cioè un significato di carattere estetico, insomma è le file del disegno prendono il posto delle barche e grazie al potere anche del linguaggio michelangiolesco, in questo caso risvegliano dall'oblio tutti gli artisti defunti. La successiva, ecco, Vasari si serve della figura centrale del giudizio per i suoi disegni preparatori per l'impresa che non terminerà della decorazione dell'invaso della cupola brunelleschiana, e naturalmente questo avviene anche per Raffaello, già nella Treventiniana c'è questa pagina straordinaria in cui se per Michelangelo Vasari dice che le linee che contornano le figure michelangiolesche costituiscono la vera dannazione, la vera resurrezione, no? Con questo gioco tautologico di traslato dal senso teologico al senso invece metafigurativo, lo stesso accade per la Trasfigurazione, dove addirittura l'immagine archeopita per eccellenza, il volto di Cristo, invece diventa il luogo dove è possibile cogliere la deità di tutte le tre persone raccolte nell'arte di Raffaello. Quindi addirittura c'è una forzatura, perché sì, anche a Raffaello si dà il magistero su tutte e tre le arti del disegno, e lo si fa addirittura utilizzando quella che costituisce l'immagine iconica della cristianità per eccellenza, appunto il volto di Cristo. Spesso non si fa, non si, gli storici non hanno colto quanto sia questo passaggio semantico, quanto sia stato importante per l'accesso di un'Italia che non esiste ancora verso la modernità. Si cerca ovunque l'eterodossia e non si capisce invece che lo scatto in avanti della cultura italiana avviene, direi, in modo particolare grazie a questo tipo di operazione, che niente a che vedere con l'eterodossia. Vasari recupera anche a Cortona lo schema, anche se qui è quasi tutto doceno che esegue l'invenzione di Vasari, ma come ha notato appunto Florian Herber nel suo grande volume sui disegni, l'immagine
immagine della Trasfigurazione, cioè il registro superiore della Trasfigurazione di Raffaello compare nello spartimento, avrebbe detto Vasari, appunto per la volta della Cappella Paolina. Se Vasari fosse riuscito a dipingere su invenzione di Borghini la volta della Paolina, avrebbe realizzato finalmente il sogno di dipingere un'impresa contigua a quella di Michelangelo. Non gli riesce, ma ripeto, ha ragione Herb, che sostiene come quel disegno preparatorio in un certo senso abbia condizionato Zuccheri Sabatini nel dipingere appunto la gloria, in quel caso non è più la Trasfigurazione, ma è diventata la gloria di San Paolo. Sicuramente c'è un'osservazione estremamente intelligente e c'è sicuramente insomma la conoscenza del progetto vasariano, l'invenzione vasariana. Altro esempio celeberrimo, ci sono, Vasari spende delle parole molto belle per mettere in risalto l'eccezionalità, insomma la forza, l'icastica, penso a un bellissimo saggio del qui presente Alessandro Nova sulla Trasfigurazione, cui rimando, questa figura, questa femmina che come dire, si prende tutta addirittura ruba la scena al fanciullo indemoniato, viene poi reimpiegata, non assai spesso, ma in un caso di nuovo metafigurativo come quello della cancelleria, dove prende quindi si riveste dei panni dell'architettura, no? Qui sono il Papa Farnese al quale le tre arti del disegno appunto mostrano il progetto San Gallesco per San Pietro. Verso, diciamo, dopo la Giuntina, Vasari diventa in un certo senso protagonista della propria opera, cioè si muove, si comporta come un personaggio vasariano nella concreta prassi figurativa, no? E quindi se anche questo è un disegno molto celebre è un disegno in cui viene a di nuovo c'è una citazione riconoscibilissima, ma c'è anche una citazione dalla Cappella di San Brizio. Se ci ricordiamo che la vita di Signorelli viene a sostituire nella Giuntina la vita di Perugino, vi ricorderete che nella Torrentiniana la vita di Perugino è una conclusione drammatica della seconda età, no? Questo è un personaggio, Perugino riveste un ruolo molto negativo nella Torrentiniana. Il fatto di aver invece voluto che fosse Signorelli a connotare questo momento difficile dell'arte italiana, il passaggio tra 4 e 500, indica una visione, diciamo, più pacificata, diciamo, conciliatoria, per cui Signorelli diventa un precursore della figura del nudo di Michelangelo nella composizione di Raffaello. E a questo punto, diciamo, un disegno come questo, come quello di Vasari, nel combinare per la cupola del Duomo Fiorentino queste suggestioni, queste formule figurative, di nuovo ci rimanda, ecco, a questo gioco di specchi tra il Vasari storiografo e il Vasari artista. C'è però, ci sono altri maestri, non solamente Michelangelo, Raffaello, ma per esempio un artista, qui comincio ad avvicinarmi a Bologna, come Rosso Fiorentino, che fa parte della genealogia ideale, la genealogia retina di Vasari. Vasari ne vorrei ritratto anche nella casa studio di Firenze. E Rosso Fiorentino, nella prima vignetta, la vignetta xilografica per la Torrentiniana, compare, è evocato dalla figura Reclina, che è una figura appunto di uno degli artisti che aspettano così di essere risvegliati, no? Dall'oblio alla fama. E sicuramente Vasari ama questa figura, perché la riutilizza molte volte nella pala per la chiesa di Santi Apostoli di Firenze, per la pala per Bindo Antoniti,
nell'invidia di nuovo per la cancelleria. Appunto, sono sempre personaggi, come dire, in bilico o francamente negativi, oppure appunto in una situazione di, in cui necessitano di una, come dire, risignificazione in senso positivo. L'origine di questa è proprio in questo disegno molto celebre di Rosso Fiorentino, per una decorazione ad Arezzo che poi non fu realizzata, su invenzione di questo umanista che si chiama Pollastra, che è una figura molto importante sia per Rosso che per Vasari, e non c'è bisogno appunto di citare celeberrimo, l'opera celeberrima di Rosso Fiorentino, ma probabilmente è più significativo questo disegno. Ecco, vorrei allora mostrare come anche nelle, appunto per questo ringrazio gli studiosi che hanno realizzato la mostra, perché dire, anch'io li ho un po' fagocitati, cioè porto acqua al mio mulino, perché credo di poter riscontrare, diciamo, questo modus operandi di Vasari anche nella situazione bolognese. Dice Vasari, già nella Torrentiniana, fece Rosso nel cortile dei Tiservi, allato la storia della Visitazione, che lavorò a Punturno, l'Assunzione di Nostra Donna, nella quale fece un cielo d'angeli, tutti fanciulli ignudi che ballano intorno alla Nostra Donna accerchiati, che scortano con bellissimo andare di contorni e con graziosissimo verbo girati per quella area. Ora, il disegno che c'è in mostra in questo momento di Vasari a Firenze, qui si, probabilmente appunto è una rimeditazione della pala di Andrea Lezzatto, della pala Passerini, ma la memoria sempre molto forte di Tetere, una vera e propria fedeltà a Rosso Fiorentino, invece si presenta. Ecco, questo è il affresco del Cristino dei Voti della Santissima Annunziata, con questa immagine dell'Assunta che colpisce moltissimo la memoria di Vasari, e vedete, là comunque la recupera nel gesto della Vergine per l'altro disegno appunto presente in mostra, legato alle imprese Felsine. C'è un altro che mi pare di aver trovato, e qui si sconfina, diciamo, nell'architettura dipinta, di aver trovato un altro tassello per questa mia personale ricomposizione di una topica, diciamo così, figurativa, e cioè nella costruzione della scala molto capricciosa di Prospero Fontana, dove appunto mi pare di vedere un pensiero vasariano di nuovo legato alla cancelleria. Vasari è molto come dire, non è che sappiamo bene come non fosse contento dell'impresa della cancelleria, però era contento invece di come aveva escogitato questa novità assoluta, almeno secondo lui, di aver fatto nascere le scale da terra, quindi di non aver utilizzato il solito basamento come fino ad allora, diciamo, l'ambito raffaellesco aveva ripetuto. Nella giuntina c'è una stranissima, mi spiace che non ci sia qua la Conforti, perché mi sarebbe piaciuto molto confrontarmi con lei, c'è una osservazione legata in realtà a un affresco fiorentino perduto del famoso misterioso Stefano Fiorentino, dove si parla appunto di una episodio affrescato
da Liberal, Liberal Mnemoniata, e leggo solo la parte, l'ultima parte, quindi dice: immaginavo se costui tra le altre cose ingegnose una salita di scale molto difficile, le quali in pittura di rilievo murate in ciascun modo fatte hanno disegno, varietà e invenzione utilissima e comoda, tanto che se ne servì il magnifico Lorenzo Vecchio dei Medici nel fare le scale di fuori del palazzo del Poggio Arcaniano, oggi principale villa dell'illustrissimo signor Duca. È un'affermazione che non c'è nella Torrentiniana, si lodano, nella Torrentiniana si lodano le scale ancora di Stefano Ferentino, ma non c'è questo curiosissimo passaggio dal fresco di Stefano a Giuliano a San Gallo. E che cosa ha in mente Vasari? Bah, forse una cosa, ora noi non abbiamo Stefano Ferentino, pensiamo, che ne so, a Taddeo Gatti nella Cappella dell'Annunciata di Santa Croce, però il salto logico non è banale, ecco, da una cosa di questo genere a quest'altra. Ma nella storiografia vasariana evidentemente tutto si tiene, e lui stesso in un certo senso anche in questo caso viene, ripeto, teleologicamente, come succede a sarebbe dovuto accadere nella Paolina, come in qualche modo accade nella cupola brunelleschiana, e come evidentemente in un certo senso può essere accaduto anche a Bologna, Vasari si mette alla fine, no? Proprio teleologicamente, alla fine di un percorso che corona la scansione in tre età, e dove lui stesso, come artista, diventa l'inveratore della propria stessa visione storiografica. Il fatto che lo abbia voluto fare anche a Bologna, appunto, secondo me, denuncia proprio questa volontà egemonica di esportazione in maniera moderna, e in un certo senso anche di, appiattimento delle specificità invece locali e municipali. Quindi ringrazio ancora ripeto, anch'io faccio un'operazione di cannibalismo, perché mi approprio degli esiti scientifici altissimi di questa mostra per una mia personale riflessione su questa, ripeto, topica figurativa, su questa pittura e retorica al quadrato che mi sembra appunto peculiarmente vasariana. Grazie. Grazie ai nostri relatori, ringraziati, invito al tavolo Marzia Faienti e Michele Grasso. Grazie. Ne approfitto. Marzia Faienti? Sì, magari anche io. Vorrei invitare anche Fabio. Perfetto, allora invitiamo anche lui. Io ne approfitto intanto per ricordare alcune cose. Innanzitutto scusatemi la periodizzazione un po' sommaria, però mi pare di poter intravedere che in fondo Vasari dal 54 al 64 è impegnato in maniera molto compatta, unitaria con Duca Cosimo, e per cui diciamo in base ai dettagli del posto identini, lui risistema da Santa Maria. La novella dei Domenicani, ma anche Santa Croce dei Francescani, cioè oltre a varie cose. In maniera compatta in Italia, anche poi tra il 64 e il 64, sotto la reggenza del principe Francesco, sarà unitario, è il suo palco della Sala Grande, e poi la sala maggiore, diciamo, di Palazzo Vecchio, in maniera unitaria. Mentre nei periodi precedenti, penso a quello tra il 43 e il 49, quando lavora per il Farnese, oppure tra il 50 e il 54, quando è a Roma con Del Monte e poi a Cortona, eccetera, è un po' più, diciamo, diluito su committenze molto diversificate. Volevo dare comunque, mi piacerebbe, ma non è un invito a lavorare su cose che magari non sono così vicine, a capire il rapporto di Vasari con Roma. Ma non tanto per la questione dell'Accademia del Disegno del 63, l'Accademia Nazionale di San Luca, che però è preceduta dalla scuola del disegno, no? Solo per pittori e scultori di Girolamo Muziano. E però mi piacerebbe, perché in quegli anni, noi abbiamo nella seconda metà degli anni 40, a Roma, la Vasariana Sala dei 100 giorni, sia pur con le molteplici collaborazioni, no? E poi abbiamo nei primi anni 50 la famosa Cappella del Monte a San Pietro in Montorio, con l'amico Ammannati, con cui mi pare di ricordare fanno anche un viaggio per la scelta dei marmi per la Cappella del Monte, ecco, tutta una serie di esperienze. Bisognerà aspettare poi 20 anni, mi pare attorno agli anni 70, quando lui lavora per lo Studiolo o per cose, diciamo, più intimiste, perché lui torni a Roma e realizzi poi la
stata Lady Lepanto, le cose diciamo della Sala Regia in Vaticano o qualche cappella sempre in Vaticano. Ecco, allora ricostruire un po' il rapporto anche qui molto emblematico, molto così sofferto con la situazione artistica romana, credo sarebbe un territorio da esplorare in maniera importante, magari sia con più fisici con l'Accademia Nazionale di San Luca, ma non volendo distogliervi dalle vostre ossessioni. A voi la parola. Beh, intanto grazie mille a te, Francesco, per la consueta gentilezza, per l'onore di casa gentilissimo. Grazie agli amici Alessandro, Giovanni e Massimiliano, perché per l'attenta lettura e per le bellissime parole. Alla fine io ho avuto una conclusione personale. Quando mi sentirò un po' giù di morale, io chiedo a Francesco di farmi presentare uno dei miei libri qui, perché devo dire che dopo una presentazione di questo genere si è molto incentivati a proseguire. E riguardo il punto che dici tu, indubbiamente dopo Vasari e Veneziani, c'è stato Vasari e Bolognesi, ma Bologna conduce inevitabilmente a Roma, essendo Bologna a quell'epoca la seconda città dello Stato della Chiesa, e quindi la prossima tappa può essere proprio Roma. E poi noi abbiamo tralasciato volutamente nella mostra artisti come il Bagnacavallo Junior, che si sono formati appunto nei cantieri vasariani e romani, e quindi c'è tutta questa parte che volutamente è stata lasciata per il futuro. Quindi tutto rientra in una strategia per tappe. Dunque, mentre parlavano i relatori, io ho preso alcuni appunti per non parlare ancora della mostra, perché quella vi invito a venire a vedere, è prorogata fino al 6 dicembre, il 6 gennaio. L'unica cosa che vi voglio dire è la grande soddisfazione di Michele, Fabian e mia, è che una mostra così di nicchia ha registrato un numero di visitatori fino adesso esorbitante. I custodi, gli agenti di custodia, con grande, devo dire, simpatia nei nostri confronti, mi confessavano non più di una settimana fa che sta registrando più visitatori della mostra sul codice Vesta di Leonardo nell'aula Bagnavecchiana. Questo indubbiamente è legato a una posizione strategica, questa benedetta sala Edoardo Detti, che è veramente un gioiello, no? Nella sua collocazione. Però poi è anche vero che in occasione di altre mostre alcuni entravano, poi andavano via, insomma dopo tre minuti, ai disegni sono un po' specialistici, lì rimangono. Lo spirito di Vasari probabilmente aleggia e chiede un'attenzione, ma devo dire che siamo talmente soddisfatti, perché è da quando io lavoro, ormai dagli inizi degli anni Ottanta, che ho sempre rifuggito dagli eventi spettacolari e ho preferito sempre quelle che venivano considerate con un atteggiamento quasi come il fanciullo morso dal ramarro, no? Così, no? Cioè, un po' così, a distanza, famoso di Caravaggio. No, io volevo, non mi interessava il pubblico, non mi interessava la visibilità esterna, volevo il ragionamento critico e la capacità di interagire con le persone. Questa mostra ha colpito nel segno, perché vengono persone di tutti i tipi e si soffermano e discutono. Abbiamo poi questo nuovo sistema di allestimento per cui si appoggiano anche a volte così, no? Cioè creando dei problemi per discutere davanti alle opere. Questo è veramente un risultato notevole. Non parlerò però della mostra, volevo riprendere alcuni punti che sono stati qua e là individuati dai relatori. C'è stato appunto il discorso su Bologna e la stampa nordica. Questo è un punto estremamente importante, perché Bologna allora, forse più di ora, era veramente un centro, un crocevia di incontro tra
nazioni, come dicevano allora, diverse, nazioni in un altro significato, popolazioni, studenti diversi, collegio dei fiamminghi, degli olandesi, collegio degli spagnoli, luogo dei tedeschi, insomma. E a Bologna si addottoravano personalità molto importanti, Schoel, Christoph Schoel, amico di Luca Skranach, che aveva il suo partito, no? Cioè difendeva l'arte tedesca, si addottorava a Bologna, ma dal punto di vista artistico ci teneva a marcare la sua differenza rispetto all'ambiente artistico bolognese, allo stesso tempo però dialogando con... Tutto questo si faceva non soltanto con i dipinti, ma tramite anche le stampe. E questo viene da subito, perché ha un senso il fatto che quando Dürer passa a Bologna nel 1506, nell'autunno, viene acclamato principe degli artisti dagli artisti bolognesi. Dürer, al contrario di Vasari, ha la strada aperta, i tappeti gettati per terra, e viene accolto con grande benevolenza e con grande onore. Era nel 1506 l'autunno, ma già qualche tempo prima, nell'oratorio di Santa Cecilia, dove l'ultimo canto del Cigno del Bentivoglio, prima della definitiva, quasi definitiva, poi c'è stato un piccolo momento in cui Bentivoglio sono entrati, ma diciamo dall'autunno del 1506 Bologna diventa parte dello Stato della Chiesa, ecco, lì c'erano citazioni, fior di citazioni nei paesaggi dalle stampe di Dürer. Ma per arrivare a tempi più vicini a Vasari è il 1530 che fa la differenza, il momento dell'incoronazione di Carlo V e tutto l'arrivo di tutti questi reporter, giornalisti dell'epoca, no? Che facevano poi stampe, riproducevano i fatti, eccetera, eccetera. In quel momento lì c'è una doppia congiuntura, no? Da un lato il post Sacco di Roma, gli anni successivi, la diaspora di molti artisti che passano da Bologna per tornare in diverse parti del nord Italia, e quella incoronazione, che poi è molto più lunga dell'evento dell'incoronazione in sé, perché il Papa arriva qualche mese prima e poi dopo ci sono altri eventi, insomma la città è sotto stress mediatico per molto più di un mese o due, insomma quasi un anno. Bologna allora lì diventa veramente un luogo dove anche giovani di belle speranze vanno a cercare lavoro e a capire cosa si possa fare. Per esempio, ultimamente lavoravo ho dovuto fare una presentazione sul libro dello Schiavone e da più parti gli autori fanno l'ipotesi di un passaggio dello Schiavone a Bologna, per l'appunto, all'epoca di Vasari secondo soggiorno, ma si possono anche gettare basi per un passaggio anche precedente. Quello che voglio dire è che quell'evento forse dobbiamo ancora studiarlo in tutte le sue declinazioni, perché è vero che con Baviera, Raimondi, Agostino Veneziano, Marco Dente e Raffaello si crea questa officina, no, di divulgazione delle immagini, l'importanza della circolazione delle immagini, ma poi un ulteriore balzo verso l'Europa e intera, verso il nord ancora di più, si ha nel 1530, e soprattutto è quello il momento, come diceva giustamente Alessandro, in cui si confrontano tecniche diverse, perché nel 1530 che succedono dei fatti, Parmigianino l'acquaforte molto probabilmente l'ha già sperimentata a Roma, però la porta con forza a Bologna, dove nel frattempo arrivano gli ex campioni al tramonto del Mulino
e nello stesso tempo c'è il chiaroscuro che gioca, no, con Antonio da Trento, e che si avvale poi delle invenzioni del parmigianino che a sua volta tenta in qualche modo la tecnica. Allora è una tecnica che nasce nel nord ma che poi in Italia, come Godard, eccetera, ha delle valenze tutte diverse. Questo momento è anche un momento in cui la linea disegnativa si confronta con il colore nella stessa diversa sovrapposizione di strati di legni del chiaroscuro e crea effetti tonali molto importanti. Adesso non starò a dire dell'importanza di queste carte colorate che sono quasi disegni, eccetera, eccetera, di questa continua metamorfosi tra disegno, pittura, chiaroscuro. Si inventano delle tecniche, dei modi di divulgare le immagini, è sperimentale, veramente un laboratorio. Succedono anche dei fatti terribili, cioè il furto delle invenzioni di Parmigianino, proprio a Bologna. È un periodo in cui evidentemente anche la competizione tra gli artisti è fortissima e quindi si creano anche gli odi, le contrapposizioni. Perché c'è da lavorare, perché c'è da lavorare su scala grande, perché ci sono delle occasioni, perché si creano delle nuove opportunità e delle nuove tecniche, e questo tira a volte fuori non il meglio degli autori. Comunque questo è veramente un punto importante. Bologna e la stampa nordica, e che noi ci siamo limitati veramente ad accennare, ma tanto si potrebbe fare. Questo potrebbe essere da solo il tema di una mostra. Nel 1530 Vasari era più spettatore, giovane dei fatti. Si sarà chiesto: ma perché quella Spertini lì ottiene con Antonio Lombardi tutte queste committenze? Perché Vasari indubbiamente appartiene a un'altra generazione, a un'altra mentalità. Lo studio bolognese, verso il quale anche qui sono d'accordo con te, bisogna di nuovo lavorare un po' sul rapporto. So che Daniele Benatti ha incominciato, però sono curiosa di sapere che cosa stanno facendo, perché ci hanno invitato, sempre noi due, la chiameremo anche Fabian, al mercoledì di Santa Cristina a Bologna, per, dopo la chiusura della mostra, per alcune nuove riflessioni. E sono curiosa di sapere cosa stanno facendo a proposito dello studio bolognese ai tempi di Vasari. Perché indubbiamente un conto è Andrea Alciati, è un conto lo studio bolognese del 39-40, è un conto lo studio bolognese che aveva presente Amico Espertini, che era quello, per esempio, di Alessandro Achillini, grande filosofo aristotelico, ma molto particolare, perché quella era una filosofia aristotelica molto commista con la tradizione medievale e anche molto impasticciata, diciamo la verità, tra chiromanzia e astrologia e Tizio e Caio e Sempronio. Quel metodo sperimentale dell'Università di Bologna, dello studio bolognese aristotelico piuttosto che platonico, era comunque molto contaminata e c'era come una volontà di riassumere tutto il sapere medievale, di inglobarlo in una nuova tradizione moderna, che però Achillini muore molto presto e credo che il dramma di Aspertini sia stato quello di essere completamente sempre fedele a figure come i due Achillini, che erano proprio suoi conoscenti, l'hanno dimostrato in seguito i documenti, e di non aver fatto il passo verso un aggiornamento anche di uno studio che stava cambiando e che era diverso lo studio che magari Vasari sperava di poter contattare, dallo studio contrapposto tra Beroaldo, Codro da una parte e dall'altro Achillini, Alessandro in più, il fratello non faceva parte dello studio, era un freelance, ma insomma
Era, quindi io penso che ci fosse proprio uno scarto generazionale di cultura, non solo la cultura diversa tra Vasari e un bolognese come amico Aspertini, ma anche la cultura, una cultura diversa tra generazioni, no? E quindi a Vasari tutto questo, il modo di procedere di questa prima generazione poteva sembrare troppo legato al comparativismo medievale, troppo legato a tradizioni, ma il fatto è che si stavano elaborando dei nuovi modelli di lavoro e di organizzazione cantieristica in cui il passato conviveva col presente, così come nella filosofia di Alessandro Achillini, ma non era ancora quello che si aspettava Vasari. Comunque questo è un punto da approfondire. Poi volevo dire, a proposito dei topo e vasariani, no? Quando Vasari dice che Marcantonio Raimondi fa quelle piccole, i piccoli santini che servono per gli artisti poveri di invenzione, no? Santini un po' alla Raffaello, no? Con le forme raffaellesche, non esprime un parere negativo nei confronti di Marcantonio, perché è una forma, quella, di erudizione dei poveri pittori modesti di cultura e di fantasia. Questo è importante però perché segna la differenza quando lui invece odia quei bolognesi della generazione appunto del Bartolomeo Ronenghi, no? Innocenzo da Imola lo sanno un po', ma Biagio Puppini, eccetera, che fanno delle operazioni per lui assurde, come per esempio proprio nel suo San Michele in Bosco, nel 25 circa, pochi anni prima di lui, fanno, ripropongono paro paro, come dicono a Roma, certi affreschi o delle logge. Dice, ma come fanno questi qui? E del resto al Collegio di Spagna ripropongono la Sacra Famiglia di Francesco I. Ma ecco perché, ma perché a Bologna, ecco, questo è un punto in cui la città era all'avanguardia, il concetto dell'invenzione, no? Dell'originalità dell'invenzione era, non era solo diverso, perché noi sappiamo benissimo che allora era diverso da oggi, bla 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 bla, era diverso anche rispetto ad altri centri, perché il lavoro per su idee di altri, facendo montaggi citazionistici elaborati, complessi, raffinati, era un modus proprio operandi. Ciao, ciao Alessandro, ciao, ciao. Grazie di tutto. E questo era, è molto importante. Quindi, quello che volevo dire, anche qui bisogna andare, proprio fare delle distinzioni molto precise tra quello che Vasari scrive a volte e quello che non approva, perché è tutto sul filo sottile di una sua esperienza personale che arriva alla comprensione fino a un certo punto, a un certo livello, di certi fenomeni. Sono scarti generazionali, oltre che scarti di conoscenza dell'ambiente. Sono molto d'accordo anche con Massimiliano nel dire che Vasari, a Giovanni ho risposto con l'importanza delle stampe, Vasari e Firenze, storia di un rapporto per niente lineare. Anche questo sarebbe da fare, perché veramente in realtà Vasari un rapporto proprio lineare non ce l'ha quasi con nessuno. E anche le famose contraddizioni, no, che si leggono nella sua opera e che studiosi molto positivisti hanno voluto interpretare solo con il fatto che le vite sono opera di tanti, di tante mani e una pluralità di mani, ma anche questo non giustifica. Vasari, anche se fosse vero almeno in parte, Vasari ha un pensiero tormentato che si fa anche strada facendo, perché ha delle finalità ben precise e ha dei modelli ben precisi suoi che non sono incarnati sostanzialmente neanche a Firenze, e si capisce molto bene. Solo che
Per esempio, ricordate il caso, per esempio, la critica che lui fa a Iacone, no? Fiorentinissimo. E anche l'atteggiamento che ha nei confronti di Piero di Cosimo, tutto sommato, no? Sregolato. Anche se sono atteggiamenti, quello di Iacone no, è duro, ma quello nei confronti di Piero di Cosimo un po' più contenuti, perché in fondo. E sì, può essere stato particolarmente duro con i bolognesi, quella generazione scomparsa negli anni 30, tranne il longevissimo Aspertini che muore nel 52. Ma in realtà, Vasari non è mai molto contento e soddisfatto, tranne ai suoi libri, eccetera, eccetera. Ma c'è una tensione straordinaria che corre lungo tutte le vite, una tensione verso un ideale che raramente è incarnato, se non appunto a certi livelli, e con lui aspira e a parole cerca appunto di illustrare. Io quando stavo scrivendo questo saggio avevo sul tavolo un libro di Duberman, Devant l'image, e non ho, dico subito, non sono tutti i libri di Duberman che mi entusiasmano. Noi abbiamo detto tante volte scherzando tra amici, scrive troppo, forse bisogna anche scrivere meno di un libro all'anno per poter dire cose sempre allo stesso livello, ma quel libro è veramente importante a mio parere, e i passi relativi a Vasari, vi invito a rileggerli, rileggendoli li ho trovati molto, molto arguti. Vasari esprime i suoi desideri, è un libro anche di tensioni, di sentimenti e di desideri e di necessità. In altri termini, leggendo le vite degli altri, lui legge sempre se stesso, come dicevano i tempi di Lorenzo il Magnifico, ogni pittore dipinge se stesso, ogni pagina di Vasari è uno specchio di sé, avesse anche avuto altri informatori, altri, è uno specchio molto importante ed è uno specchio delle sue contraddizioni, dei suoi disegni, delle sue non linearità. Ci è piaciuto scegliere i bolognesi perché chi si odia alla fine è sempre un po' un amore, e noi l'abbiamo intitolata così, d'odio e d'amore. Sì, anche io volevo spendere due parole, cercherò di essere anche abbastanza breve. Innanzitutto chiaramente ringrazio il professor Moschini per averci invitato qui e insomma per avere la possibilità di illustrarvi questo nostro progetto. Ringrazio i relatori per i loro interessantissimi interventi, anche i illuminanti, insomma è anche molto bello poi vedere che il proprio lavoro diventa poi un gradino per qualcun altro per proseguire nelle ricerche, è davvero molto pagante. Io semplicemente volevo solo fare il punto su un paio di questioni. Una è risposta un po' al professor Moschini riguardo a Roma, che sicuramente alla luce della lettura delle vite di Vasari avrebbe uno spazio veramente molto grande, un campo di ricerca molto ampio, però è buffo perché nella nostra mostra e nel catalogo Roma diventa in realtà un palcoscenico abbastanza importante in alcune situazioni, in particolare per Prospero Fontana, pittore bolognese che comunque viene incoronato in qualche modo come grande maestro proprio a Roma nel 1550. Si reca qui per chiamato da Giulio III, che era appena diventato Papa, che aveva già avuto modo di conoscere il pittore bolognese a Bologna alla fine degli anni 30, quando il Papa, non ancora Papa, era invece governatore di Bologna. Entrò in contatto con un giovane Prospero Fontana, che venne poi chiamato qui a Roma al Belvedere, esattamente, con gli altri maestri
bolognese, quindi abbiamo un primo palcoscenico e proprio in quell'occasione c'è questo probabile passaggio di Vasari, proprio sempre anche lui a Roma per la Cappella del Monte, di un disegno esposto in mostra che abbiamo ottenuto, siamo molto contenti di aver ottenuto da una collezione privata newyorkese, che servirà poi a Fontana per realizzare un dipinto a Bologna per la pala del baraccano, un disegnino accostato al bozzetto di Prospero Fontana per appunto ottenere questa commissione al baraccano, quindi in questa prima occasione. E poi nuovamente invece sempre a Roma e sempre, c'è cioè sempre di mezzo Giulio III, è importante per Prospero Fontana perché è proprio con la commissione delle decorazioni di Villa Giulia noi abbiamo la possibilità effettivamente di ammirare un Prospero Fontana in una piena autonomia stilistica, una piena autonomia artistica a quale noi abbiamo tenuto molto sottolineare affinché questo maestro non passasse come un mero esecutore di Vasari. Quindi comunque sì, insomma, Roma in qualche modo c'è come palcoscenico per alcuni episodi narrati nel nostro catalogo. E invece un altro punto a cui tenevo appunto sottolineare prima di chiudere il mio breve intervento riguarda un po' la genesi di questa mostra, che in realtà è nata qualche anno fa. Questa mostra, a differenza magari di quelle che prima sono state menzionate, come quella del 2011 ad esempio, che comunque commemorava i 500 anni dalla nascita di Vasari, anche se tra parentesi non è cifra tonda, però questo è il 450° anniversario dell'edizione giuntina, comunque piccola pinta ce l'abbiamo, nasce da uno studio iniziato già qualche anno fa sul fondo dei disegni di Vasari degli Uffizi, all'interno di un progetto più ampio, un progetto di ricerca che si chiama Progetto Euplos, ideato tra l'altro dalla professoressa Vaietti, da lei sviluppato e messo in moto, e io insieme ai miei colleghi, che sono la dottoressa Dai Bettina, dottoressa Viventi e dottor Sassi, siamo impegnati appunto nella ricerca, nella catalogazione e soprattutto nella riclassificazione di un fondo che purtroppo ha mantenuto una stasi lunghissima fino a tempi molto recenti, dove dal 2005, quando è iniziata la direzione della dottoressa Faietti degli Uffizi, si è deciso invece di aggiornare la collezione, in particolare la classificazione delle varie opere, a quelle che in fondo erano i risultati della ricerca. È un lavoro, potete immaginare, molto lungo, molto impegnativo, e a me, per scelta mia, toccò, ormai siamo 2 anni e mezzo fa, proprio il fondo di Vasari, che all'epoca contava tantissimi disegni, c'erano circa 300, non di più, circa 400, e con questo lavoro di ricerca attualmente siamo scesi a circa 180 fogli, non tutti autografi, sono un'ottantina quegli autografi, però diciamo che in qualche modo sono legati alla figura di Vasari, possono essere copie, opere alla maniera di Vasari, oppure opere molto difficili da interpretare che comunque rimangono come tradizionalmente attribuiti, quindi comunque si mantiene una storia collezionistica che comunque lo afferisce all'Aretino. Con questi studi è emersa un attimo una curiosità mia, poi ovviamente anche presentata alla Teresa Vedi, che ha accolto immediatamente questo mio pensiero di lavorare su Giorgio Vasari e il complesso rapporto con i bolognesi, e grazie appunto a questo progetto ricerca, a me, all'enorme possibilità di materiale da reperire agli Uffizi, siamo riusciti comunque a costruire questa mostra che su questo specifico argomento è la prima, non è mai stata, seppure un argomento molto studiato, è per la prima volta viene proposta una mostra che tratti questo specifico argomento. Niente, rinnovo ancora i miei ringraziamenti e
Questo è quanto volevo dire. Grazie. Inviterei Fabian Jones, autore di un testo molto importante di apertura di catalogo, su cui sono espressi da Della Fortunati a direttore degli Uffizi, per la centralità delle scoperte, quindi lo inviterei veramente a dire una parola. Grazie, non ho preparato nulla, quindi non ho tanto da dire. Innanzitutto vorrei ringraziare Marzia e Michele di nuovo per l'invito di partecipare, questo mi è piaciuto molto, coinvolgimento di un'altra istituzione, forse anche di diversi punti di interesse, di metodologie, e come hanno già accennati i relatori che hanno parlato così intelligente su questo progetto, secondo me questo punto è un punto molto importante di questa mostra, quindi mi fermo. Fabian è persona tanto dotta quanto modesta, l'avete visto, quindi io vorrei fare un grande applauso ai due più giovani di me, uno a destra e l'altro a sinistra. Io ho questo vezzo da diversi anni, da quando ero più giovane, di lavorare sempre con quelli più giovani di me, imparo tantissimo, devo dire, da cui imparo tantissimo. Ora che l'età sta avanzando, la mia, ho sempre più partner sempre più giovani, però continuo a imparare e voglio veramente ringraziarvi, perché ogni volta lavorare con loro è come vedere crescere dei fiori nei propri giardini. Grazie. Ringraziamento a tutti quanti, un ringraziamento anche a voi e alla vostra pazienza. Mi resta solo il rimpianto che ho sentito poco parlare del Salviati, altro argomento per me centralissimo, assieme agli altri autori, penso all'allunato Prospero Fontana e Dario Vincenzo da Imola, il viaggio forse genovese, il rapporto con Berlin del Vargas, poi ho parlato qui di Roma, dell'esperienza romana, eccetera, e quindi mi sarebbe piaciuto sentire fare un cenno al rapporto con Primaticcio, forse con qualcuno delle Colle Fontainebleau. Faremo un pomeriggio apposito attorno a Prospero Fontana. Grazie a tutti della disponibilità e dell'attenzione. A presto, grazie.